Da oggi comincerà la serie di video per quanto riguarda i kettlebell e penso che sia la più lunga per adesso su questo canale. Negli anni ho provato diverse tipologie di kettlebell e varie marche. Io mi trovo molto bene con gli Iron Kettlebell della Sivea, quelli tutti in ghisa, quindi non plastificati come questa. I kettlebell di questa marca, in particolare gli Iron Kettlebell, partono dai 6 kg e arrivano ai 92 o 96 kg, non mi ricordo precisamente. Quindi sì, si possono e si dovrebbero fare lavori di forza con i kettlebell. Il kettlebell, come molti attrezzi di allenamento funzionale, è sottovalutato, spesso perché si usano pesi ridicoli e quindi non ci si presta la giusta attenzione, ma vedremo che sarà un lavoro molto 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 dettagliato. All'inizio, che non avevo una palestra così strutturata con l'impavimentazione adatta, ho preso i kettlebell gommati sia per il pavimento sia che per l'appoggio sull'avambraccio, magari delle persone che non sapevano bene come utilizzarli. Ma negli anni, usando varie tipologie di kettlebell, devo dire che gli Iron Kettlebell, quindi quelli completamente in ghisa, si usano molto molto meglio anche come presa. Anche perché, come vedete, la maniglia, questo è un 32 kg ed è molto più ampio di un 36 kg. Avere una maniglia stretta così, personalmente mi trovo molto meglio. E in più scivola molto meno. Questa invece mi è stata regalata per il compleanno e, come vedete, ha la maniglia ancora più larga, in più scivola abbastanza, quindi non è proprio il massimo. I kettlebell, a differenza dei manubri, hanno la massa decentrata da dove teniamo l'impugnatura. Questo ci sarà molto utile per lavorare sulla forza della presa e aumenterà la nostra capacità di stabilizzare le articolazioni. Quindi sarà più difficile utilizzare un kettlebell rispetto a un manubrio, per esempio su un press, perché oltre a fare esercizio dovremo comunque sempre stabilizzare l'articolazione e tenere il polso dritto. Ma la cosa fondamentale con i kettlebell, che non si può fare con un manubrio o un bilanciere, è proprio lavorare su esercizi balistici, quindi imprimere una forte accelerazione anche con carichi importanti. Quindi, come detto, si può lavorare sulla forza, che ricordiamo è massa per accelerazione, quindi vedremo che sono fondamentali per certi protocolli, ma anche sulla mobilità articolare, sia per stabilizzare articolazioni molto mobili come la spalla, che per andare a fare lavoro di mobilità delle anche. Il bello di questo attrezzo è che potremo mettere insieme davvero tanti esercizi tra di loro e quindi lavorare anche sulla coordinazione. Una volta fatto un bel lavoro di mobilità e di forza, possiamo scegliere dove concentrarsi per andare a lavorare sia sulla resistenza che la velocità o la potenza. Non facciamoci un pippone di teoria e andiamo a vedere gli esercizi. Cosa importante sarà non sottovalutare questo attrezzo. Come per le clave, è un attrezzo grezzo, a differenza di macchinari super tecnologici, ma vedremo che sarà complesso muovere il nostro corpo stabilizzando le articolazioni e gestendo carichi importanti che si muovono ad alta velocità. Quindi, cervello acceso e cominciamo!